Apriamo adesso uno spazio dedicato alla musica. Il più grande coro del mondo, lo riuscite a immaginare? Ebbene, sarà di scena il 9 aprile prossimo in piazza del Plebiscito a Napoli. Un progetto portato avanti dal Ministero dell'Istruzione, sostenuto dalla RAI, tant'è che l'evento finale, la serata, andrà in onda proprio sulla RAI. Ma cerchiamo di capire che cos'è la Piazza Incantata, questo è il nome del progetto. Abbiamo ospiti in studio Annalisa Spadolini, che è dirigente del MIUR, Maria Maddalena Lopergolo, insegnante proprio di musica al Liceo Vivona di Roma, e due studenti di questo liceo che sono Enrico Macciò e Eleonora Costa. Benvenuti a tutti. Cominciamo subito con Annalisa Spadolini. Entriamo nel vivo di questo progetto. È rivolto a formazioni corali di qualsiasi età, naturalmente, però noi teniamo lo sguardo sui giovani, no? Esatto. È un progetto formativo ideato da Renato Parascandolo e fortemente appoggiato dal Comune di Roma, dal Comune di Napoli, nella persona di De Magistris e dell'assessore alla cultura Nino Daniele, organizzato e voluto anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica, presieduto da Luigi Berlinguer, e dalla Feniarco, che rappresenta il mondo della coralità della società civile. È un progetto molto interessante che vuole assolutamente porre i riflettori sull'importanza della formazione musicale per i nostri ragazzi e sulla necessità che in ogni scuola questo apprendimento così altamente formativo possa diffondersi sempre di più, a partire dalla scuola primaria fino ad arrivare ai licei musicali e coinvolgere comunque tutta la società civile. Quindi questo coro più grande del mondo sarà un canto levato in alto per far capire quanto veramente già si lavori molto nella scuola con la musica. Intanto vediamo proprio le immagini di queste prime prove al Liceo Vivona di Roma. Chiedo subito ad Enrico, che voce sei tu? Io sono un basso. E come ti trovi in questo coro? Com'è questa esperienza? Mi trovo molto bene, sono da 6 anni all'interno del coro ed è una delle esperienze più belle della mia vita, anzi ho fatto le migliori proprio con il coro e ringrazio sempre Marilena per questo. Anche al di fuori della scuola, poi più avanti lo vorrai portare avanti? Sì, devo andare all'università e ho modo ora di poter continuare grazie agli orari delle lezioni, quindi lo porto avanti anche ora. Ecco, professoressa, che cosa dovete insegnare, no, ai ragazzi? Sono 4 specifici partiti? Noi ci teniamo, io almeno ci tengo soprattutto a far vivere la musica in prima persona come protagonisti, per cui si fanno le prove ma poi ci sono concerti, rassegne, meeting e questo è bello, poter portare loro a far vivere la musica dal vivo, in prima persona, come protagonisti. Ecco, cosa dovranno imparare proprio loro, per questo grande evento di Napoli? Diciamo che la Piazza Incantata ci dà l'opportunità di imparare nuovi repertori, perché abbiamo l'aiuto, grazie al sito lapiazzaincantata.it, di poter vedere le lezioni di vari maestri che ci aiuteranno ad apprendere questi brani. Quindi impareremo, adesso l'altro ieri abbiamo imparato Michel, abbiamo cominciato con Michel, ma poi Io ti vorrei assai, e poi per continuare con Mozart, Verdi, sarà l'occasione per sperimentare nuovi generi musicali. Ecco Eleonora, come si svolgono queste prove? Un po' abbiamo visto nelle immagini, non so se la regia può anche farci sentire l'audio magari in sottofondo, se fosse possibile. E le prove sono solitamente di mercoledì e di solito siamo più o meno 2 orette e insomma partiamo dal riscaldamento vocale e ci occupiamo almeno per un quarto d'ora, 20 minuti del riscaldamento vocale, perché è molto importante, e poi iniziamo piano piano a lavorare sui brani e il nostro repertorio è molto ampio e abbiamo sì, fatto di tutto. Ma dove vi esibite, anche al di fuori della scuola? Sì, al di fuori della scuola abbiamo fatto sia concerti di Natale, però legati alla scuola, e abbiamo partecipato ai concorsi, al concorso Tocchi, e qualche anno fa anche al Vocal Fest, e l'anno scorso anche al Cantabilia a Fiuggi. Quindi un sacco di cose, vi anche divertite in questo modo. Sì, chiedo sacco. Ancora
alla dottoressa Spadolini, come ci si fa a iscrivere? Già sono un centinaio, no, i cori in tutta Italia che hanno aderito, sì, attraverso il sito, lo ricordiamo, piazzaincantata.it. Sì, è molto facile, è un sito di facile consultazione, sulla home page ci sono tutti i link che si possono cliccare, c'è, cioè, il link come iscriversi. Ecco, qui stiamo vedendo proprio il sito, esatto, adesso, questa è la home page. Le scuole hanno la possibilità di inserire i propri dati per l'iscrizione in una sezione appunto dedicata del sito, e entro il 29 febbraio, c'è ancora molto tempo, però è bene che vi affrettiate tutti, perché può essere che supereremo i 10.000 e la sala e la piazza incantata, piazza, poi è possibile poi che non li potrà contenere tutti, ma comunque noi cercheremo di accoglierli tutti. Dobbiamo raggiungere il Guinness dei primati, ma non è solo questo, l'iniziativa è veramente altamente formativa, perché noi crediamo che la musica possa aiutare moltissimo alla crescita del cittadino. Si possono iscrivere sul sito, poi dovranno confermare la partecipazione a Napoli, dove si recheranno autonomamente tutte le scuole, tutte le compagini corale, e nella stessa giornata si faranno le prove la mattina e il pomeriggio ci sarà lo spettacolo. Una giornata unica, vediamo proprio infatti sul monitor anche come fare per iscriversi, insomma ci, esatto, sono tutte le indicazioni. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi stasera.